Ciao a tutti, oggi parliamo di pizza, in particolare di digeribilità della pizza, un argomento molto di moda. La digeribilità dei cibi da cosa dipende? Beh, dalla quantità soprattutto. Esiste per ogni cibo una quantità oltre la quale poi cominciamo a far fatica a digerirla. Questa quantità è soggettiva e anche i cibi sono soggettivi. Ci sono persone che digeriscono meglio le proteine, altre che digeriscono meglio i carboidrati, questo dipende anche da come siamo abituati a mangiare. Però di certo per ogni cibo esiste una quantità di calorie oltre la quale cominciamo ad avere dei problemi. Ecco, la pizza è un alimento non particolarmente digeribile di per sé e quindi questa quantità è abbastanza a cavallo della quantità inerente a una pizza intera. Quindi il problema principale della pizza è il seguente: per molte persone una pizza intera è al di là della quantità massima che il loro organismo può tollerare. Poi ovviamente esistono tutti gli altri motivi di cui avrete sentito parlare e di cui parlerò adesso, però bisogna mettersi in testa che la cosa più importante è la quantità. Quando noi mangiamo una pizza, ci mangiamo 125 grammi di carboidrati, 30 grammi o più di proteine e 20 grammi di grasso. Stiamo introducendo un mix che di per sé è difficoltoso da digerire per il nostro organismo. Poi non possiamo alimentarci se non lo digeriamo e dar la colpa a lievitazioni, cotture, pizzaioli e quant'altro. Bisogna partire da questo dato. Se voi vi mangiate mezza pizza, io sono straconvinto che quasi più nessuno avrà dei problemi. Ovviamente poi è possibile rendere la pizza più digeribile e veniamo a quelle che di solito vengono additate come le cause della scarsa digeribilità della pizza. Partiamo dalla lievitazione. Ora, un tecnico direbbe che non si tratta di lievitazione, ma di maturazione. Comunque, senza scendere nel tecnico, una fermentazione lunga dell'impasto dà il tempo agli enzimi presenti naturalmente nella farina e quelli prodotti dai lieviti di predigerire amidi e proteine, in particolare il glutine, in modo tale che quando poi noi andiamo a mangiare la pizza, questi amidi, queste proteine sono predigerite, dunque una pizza fatta a regola d'arte dovrebbe avere una lunga lievitazione e quindi questo dovrebbe rendere meno difficoltosa la digestione. Seconda cosa è la cottura. La pizza viene cotta molto brevemente. L'interno della pizza potrebbe essere a 60, 65, 70 gradi. In questo range di temperatura gli amidi stanno ancora completamente gelatinizzando, quindi un piccolo problema di cottura, che per esempio porti a 60 gradi invece che a 70 l'impasto, genera degli amidi non perfettamente gelatinizzati che sono più difficili da digerire. Abbiamo anche un problema opposto di cottura, cioè un eccesso di cottura che può avvenire sulla crosta. Se la crosta è ben cotta è particolarmente digeribile, ma se la crosta è leggermente bruciacchiata, cioè è troppo cotta, e questo avviene spessissimo, non dico dappertutto, ma in punti localizzati della pizza, ebbene lì si sviluppano sostanze indigeribili che quindi peggiorano la situazione di digeribilità, che ripeto è già abbastanza critica di suo. Qui apro una piccola parentesi: non è vero che il pane caldo contiene ancora lieviti attivi che poi fermentano nella pancia e provocano gonfiore. Questa è una balla. I lieviti sono già belle che morti quando raggiungono i 60-65 gradi e quindi nel pane cotto e anche nella pizza non ci sono lieviti vivi e anche se fossero vivi morirebbero all'istante, incontrando il pH estremamente acido dello stomaco. Quindi chi dice che non bisognerebbe mangiare il pane caldo perché contiene i lieviti attivi e danno problemi, non dovrebbe neanche mangiare la pizza, perché la pizza è il pane caldo per eccellenza, in quanto viene sfornata e immediatamente mangiata. Ricapitolando, il mio consiglio se avete problemi a digerire la pizza qual è? Beh, sicuramente girare diverse pizzerie e cercare la pizzeria che non vi dà problemi. Ma contestualmente, visto che non sempre potrete scegliere voi la pizzeria in cui andate, cominciate a mangiare la pizza lentamente e appena sopraggiungono piccoli problemi o un senso di sazietà superiore al normale, fermatevi perché il vostro organismo vi sta dicendo questo è il limite, oltre questo limite io non riesco più a digerire niente. È una questione di quantità principalmente, perché la pizza in generale, anche la pizza gourmet, anche la pizza lievitata tantissimo in generale, è un prodotto non particolarmente semplice da digerire per una sua caratteristica intrinseca. Quindi puntate sulla quantità e cercate di capire la quantità che riuscite a tollerare, oltre ovviamente a badare agli altri fattori che sono quelli ormai noti a tutti, cioè cottura adeguata e soprattutto lievitazione, maturazione adeguata,
che sono importanti, ma ripeto, secondari.